Intanto siamo molto fieri e felici del lavoro che Astaldi sta facendo in questa parte di San Pietroburgo. È un'opera che a livello ingegneristico è semplicemente straordinaria, un'operazione da oltre 2 miliardi di euro, sarà operativa da ottobre 2016 dopo 4 anni di lavoro, anzi qualcosa meno, 42 mesi, 3 anni e mezzo più o meno. E però la dimostrazione che l'ingegneria italiana e le costruzioni italiane, l'edilizia italiana sono tra le più forti al mondo. Cioè per fare questi 14 chilometri, 13-14 chilometri di collegamento, tre ponti, che è decisivo per il traffico di San Pietroburgo, hanno scelto una volta di più un'azienda italiana con grandissime qualità. Dunque molto orgoglioso del lavoro di Astaldi, molto orgoglioso del lavoro delle aziende che lavorano con Astaldi, delle lavoratrici e dei lavoratori che sono qua, e penso che sia un giorno in cui poter dire grazie a chi con il passaporto italiano costruisce luoghi innovativi in tutto il mondo. Presidente, quest'oggi il Forum di San Pietroburgo, Italia ospite d'onore, il mondo economico italiano si spetta tanto dal rapporto commerciale con la Russia, che soffre ancora però delle sanzioni e di una situazione difficoltosa. Sembra riduttiva la questione delle sanzioni, c'è un problema molto più grande che riguarda il rapporto tra l'Europa e la Russia, tra la comunità internazionale e la Russia. Noi stiamo lavorando per costruire ponti, dirlo qui sembra che sia troppo facile, visto che siamo esattamente ai piedi di un ponte straordinario, anzi di più di un ponte. Però questo è l'obiettivo dell'Italia, cioè l'Italia pensa che occorra il dialogo, non la chiusura, occorrano le occasioni di incontro, non le occasioni di lontananza. E da questo punto di vista trovo importante che ci sia questo appuntamento di San Pietroburgo, trovo importante che il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, sia venuto a San Pietroburgo. E trovo importante che si riaffermino le ragioni che ci uniscono, che sono più di quelle che ci dividono. Certo, ci dividono i giudizi sull'Ucraina, tutti pensiamo che si debbano rispettare il protocollo, che si debbano rispettare gli accordi di Minsk e il protocollo di Minsk, e quindi di conseguenza la questione delle sanzioni e delle controsanzioni è collegata all'implementazione e all'esecuzione dell'accordo di Minsk. Ma allo stesso tempo tutti noi pensiamo, perlomeno noi italiani pensiamo, che tutte le opportunità di dialogo vadano colte. Facciamo così da tempo, lo facciamo per la Libia, lo facciamo per la Siria, lo facciamo per la lotta contro il terrorismo, lo facciamo per l'affermazione dei principi di cultura. Io ho scelto di iniziare la visita dall'Hermitage per ricordare a me stesso, alla delegazione e al nostro governo che questo è il primo terreno che ci unisce, due grandi superpotenze culturali. Ma accanto a questo c'è bisogno di un lavoro non soltanto italiano, di implementazione degli accordi di Minsk. E credo che questo sia l'obiettivo vero. Poi ci sono molte aziende, firmeremo accordi per oltre 1 miliardo di euro, quindi stiamo parlando di accordi tutti legittimati anche nel quadro sanzionatorio di oggi. Quindi noi rispettiamo tutte le regole della comunità internazionale, tuttavia oggi le aziende italiane firmano accordi rilevanti e importanti, credo che questo sia nostro dovere e sia giusto che oggi a San Pietroburgo questi accordi siano siglati. L'unico problema è che l'appuntamento ufficiale è alle 3 quando c'è la partita, ma queste sono cose che mi rendo conto vi interessano meno, diciamo. L'impegno ufficiale, lo speech ufficiale, l'intervento ufficiale è alle 15. Diciamo, sarò molto felice di essere a San Pietroburgo, un pezzettino di orecchio sarà anche dedicato alla Francia e a quello che succede con i nostri amici svedesi. Presidente, ieri l'omicidio di Joe Cox, lei ha twittato, secondo me un omicidio tragico, la paura genera tragedie, il clima in cui si è verificato in vista della Brexit, che cosa ci insegna questo episodio drammatico? Io trovo che tutte le letture politiche debbano innanzitutto partire da un dato di fatto. Una donna di 40 anni
la nostra età, madre di due bambini, con quelle foto terribili e bellissime che vediamo sui social, che sono le foto di una giovane donna innamorata della cosa pubblica, impegnata per i diritti, in prima fila sulle questioni dell'immigrazione. Una donna che ha interpretato la politica come servizio è stata uccisa. E quindi questa donna innanzitutto merita il nostro sentimento di condoglianze per la famiglia, di vicinanza a quei bambini che cresceranno senza la loro mamma. Penso alle parole bellissime che ha detto il marito, bellissime e drammatiche. Naturalmente penso alla comunità del Partito Laburista Inglese, ho rivolto a Jeremy Corbyn la vicinanza del nostro partito e ho rivolto a David Cameron la vicinanza del nostro governo. Poi c'è un tema, cioè che l'odio che arriva a esplicitarsi in questo modo così atroce deve essere sconfitto da tutte le persone di buona volontà. Io non ho dubbi che tutti convintamente, sia quelli a favore della Brexit che contrari alla Brexit, abbiano l'interesse, il dovere e anche la volontà di combattere l'odio in tutte le forme in cui esso si manifesta. Però prima di analisi attente, sociologiche, politiche, una parola di respingimento dell'odio, ma soprattutto una parola di affetto verso una ragazza che ha la tua età e che oggi non c'è più e lascia due bambini, semplicemente per il gesto folle e atroce di una persona che l'ha tolta dall'abbraccio dei suoi cari. Ecco, prima di analisi politiche, per me oggi viene il sentimento del cordoglio e della lotta comune di tutte le persone di buona volontà contro l'odio. L'Italia è al fianco della famiglia di Jo Cox, al marito, ai due figli e naturalmente al governo inglese e al Partito Laburista inglese. Grazie.